Il 5 dicembre al Teatro Govi in assemblea pubblica si è parlato degli indennizzi degli sfollati, si è fatto chiarezza, è tutto a posto a questo punto? No, purtroppo no, soprattutto per una categoria di sfollati di cui faccio parte, per esempio, che sono le persone che abitavano all'interno di appartamenti in via Porro incomodato d'uso. Purtroppo non è chiarito un aspetto, nel senso che purtroppo non essendo registrato il contratto, perché comodato d'uso non è necessario registrarlo. Cioè, sì, può essere anche verbale. Può essere verbale, insomma ognuno di noi si è informato all'epoca, anche perché sono case in cui abitiamo come figli o comunque parenti delle persone comunque proprietarie. Quindi noi, non avendo un contratto registrato, potrebbe essere che non avremo diritto né al PRIS né all'immediato sgombero, pur essendo stati presenti in quella fatidica giornata che non dimenticheremo mai. Abbiamo certificato di sfollato, cioè siamo persone riconosciute, abitanti in quella zona, ma ad oggi, non essendo arrivato ancora nulla ai notai, perché i stessi notai si sono detti, come dire, hanno alzato sì le mani, come dire, non c'è scritto niente rispetto a questo, i tempi sono stretti e quindi siamo molto preoccupati. Sì, perché quando scade la possibilità di firmare dal notaio? Il 20 dicembre, questo, insomma, ci sono anche altre questioni che non sono ancora risolte e ci preoccupa, perché non vorremmo che appunto questi aspetti ci portassero a fare qualche errore o a, insomma, incappare in qualche cavillo burocratico. Certo. C'è anche il problema dei proprietari, che se non vanno a firmare per tutelare voi che siete figli o comunque parenti, vengono espropriati. Come potete fare? Assolutamente, il problema è quello, oltre a, appunto, come diceva Monica, qualche problematica che si è verificata in merito anche alle metrature degli immobili, alle discrepanze tra catasto e piantine a disposizione dei proprietari. La situazione catastale di Via Porro era molto confusionaria. Il comune sta facendo un grandissimo lavoro, ma i tempi sono molto stretti e i termini nella legge sembrerebbero perentori, anche se la legge è scritta in maniera molto così approssimativa, diciamo, non in maniera non chiara. Il termine del 20 parrebbe davvero perentorio, trascorso il quale quindi il commissario avrebbe l'obbligo di procedere agli espropri, a prescindere se il termine fosse scaduto per problemi dipendenti dai proprietari piuttosto che dalla pubblica amministrazione. Noi come comitato siamo un po' preoccupati quanto in questo senso. I tempi sono molto stretti e riguardo alla domanda che mi faceva riguardo al problema dei comodatari e dei comodanti, il problema riguarda anche i comodanti, che in linea di massima sono genitori, parenti, fratelli, che si trovano nell'imbarazzo di dover firmare entro una certa data, quindi di fatto ad oggi escludendo il proprio parente dall'indennizzo del PRIS e dell'accelerato sgombero, e pertanto, insomma, oppure non firmare ed essere espropriati. Abbiamo ricevuto rassicurazioni in un incontro con il subcommissario che la questione sarebbe stata affrontata successivamente alle cessioni, ma invece da un confronto con i notai è emerso invece l'esigenza e l'importanza che gli inquilini vengano inseriti nell'atto di cessione. Pertanto questo problema deve essere risolto entro i primi giorni della prossima settimana. Cosa pensate di fare? Noi abbiamo mandato una comunicazione al commissario e alla struttura commissariale chiedendo una risoluzione di questa problematica. Auspichiamo che ne prendano atto. Questa problematica è stata anche segnalata dai notai roganti al Consiglio Notarile. E immaginiamo che il Consiglio Notarile, nella persona del Presidente Ugo Becchini, abbia fatto a sua volta riferimento al Commissario Bucci, e ci aspettiamo una soluzione. Non vogliamo credere che dopo 4 mesi di sofferenze 4-5 persone vengano escluse dagli indennizzi che gli spettano di diritto, senza voler citare poi le persone che
non si sa quante siano, erano in affitto senza contratto, quindi in nero fondamentalmente. Non si sa quanti, non si sa chi siano, ma se ci sono, sappiamo che ci sono. E saranno esclusi però? Verosimilmente, se non si manifestano, quantomeno sì. Io immagino che molti di questi abbiano avuto il certificato di sfollato. Questo dovrebbe essere un, siccome è stato rilasciato a seguito di verifiche, e non solo, il contributo per l'autonoma sistemazione è stato erogato a seguito di verifiche sulla reale presenza e dimora in Via Porro al momento del crollo. Quindi è un documento che legalmente fa fede? Immaginiamo di sì, è stato rilasciato dal Comune di Genova, immaginiamo di sì, fino adesso è valso, non si vede perché non debba avere una valenza in questo senso. C'è di più, abbiamo depositato il 1 ottobre come inquilini e come proprietari non residenti, con tutte le qualifiche del caso in questa spiacevole vicenda, il modello B presso gli uffici comunali, chi con PEC, chi con deposito manuale. Santo cielo, questa cosa qua dovrebbe ben avere una valenza. In questi documenti c'erano tutte le indicazioni del caso affinché la struttura commissariale fosse edotta in proposito. Auspichiamo che ci sia una soluzione, assolutamente.